E hola a tutti ragazzi, fa caldissimo, fa veramente caldo, sono mezzo. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale, attiva la campanellina, lascia un like, dislike no, commenta se vuoi chiedermi qualcosa, vuoi dirmi qualcosa, vuoi semplicemente offendermi, offendimi, non me ne frega un cazzo. Se vuoi passare da tutti i miei profili social, metto il link in descrizione. Comunque, vloggino di luglio, sarò breve perché capisco che comunque è caldo anche per voi e che magari sarete al mare a fare i vostri bagnetti. Io invece sono chiuso qua a registrare robe. Allora, ho iniziato il mese col botto perché mi è venuta la febbre. Cioè, tipo, nella prima settimana di luglio mi è venuta la febbre. Un giorno a 39, così a caso. Ecco i cani, ovviamente. Insomma, avevo progettato un sacco di robe perché dovevo andare a trovare un mio amico che tornava giù dalla Valtellina. Porco, dovevo andare a pescare sott'acqua. Dovevo andare al mare la domenica. Poi ci sono andato, perché comunque. Non hanno abbaiato finora. Finora neanche un abbaio. Poi ci sono andato, comunque sia, perché poi la febbre mi è durata tipo un giorno. Ho preso una tachipirina 2000 e mi è passato tutto. Ho fatto anche tampone, tutto a posto. Niente, vabbè, sono andato a questa cena, sono andato a trovare questo mio amico. Ci siamo fatti due risate. Poi la domenica poi siamo andati al mare con altri amici, eccetera, eccetera. Vabbè, fin qui tutto a posto. Cos'è successo? Ah, sì, cambiato telefono. Non perché lo volessi cambiare, Sono andato a pescare, a fare sub con un mio amico. E l'anno scorso avevo comprato un galleggiante, una boa galleggiante di quelle che hanno una tasca. E ora ve la metto in sovrimpressione se la trovo. Comunque, dentro questa tasca te ci puoi mettere le robe, ok? Siccome non mi fido, ho detto, sai cosa? Io ci metto le robe, tanto è chiusa, però cellulare, portafoglio, chiavi della macchina, li metto in un marsupio che è ciò che è impermeabile. Io li ho messi in questo marsupio e non era proprio impermeabile, quindi fate conto che il mio telefono non andava più, il telefono di questo mio amico non andava più, il portafoglio era una spugna. Per fortuna le chiavi della macchina non hanno subito danni. Cosa è successo? Che il telefono non andava, non andava, non andava, io sono andato al Media World, ho comprato il telefono nuovo. Sono arrivato a casa lo stesso giorno e il telefono è ripartito. Quindi adesso due telefoni. Speso 300 euro per niente. Vabbè, chi se ne frega. Comunque, luglio è stato un mese anche proficuo. Perché proficuo? Perché ho ricevuto i miei primi soldi da YouTube. Ho preso la dignitosa somma di 76 euro. 76 euro maturati in 5 mesi. Quindi, insomma, poca roba. Va bene, meglio, meglio di un cazzo. Ci sta. Cos'altro è successo in questo luglio? Sì, ma sono successe un sacco di robe. Tipo, per esempio, mia cognata, sorella della mia ragazza, si è sentita male. Gli è venuto un calcolo renale bello ignorante. E è stata tipo una settimana all'ospedale. O tipo, c'è stata in due periodi. Una settimana intera e tipo altri 3 giorni. E perché poi questo calcolo non glielo possono neanche operare perché comunque sia è in città. Quindi arriva il secondo nipotino. Sì. Ciao Kate. Speriamo che comunque se ne stia bene. Un'altra cosa, la nonna della mia ragazza non si sente troppo bene e ha 98 anni. Quindi insomma arrivarci a 98 anni. Cioè io lo dico sempre, preferisco morire con una schioppettata. Speriamo che si riprenda e che ne duri altri 100. Un'altra roba, un'altra roba. Ah, sì, me l'ero quasi dimenticato. Sto mettendo in cantiere un nuovo album di inediti. Alcuni li avete già sentiti, sono quelli che sono usciti, non so se da gennaio a questa parte, non mi ricordo le date. Saranno inseriti nell'album e altra roba che sto scrivendo proprio in questi giorni. Ruttino. Al momento che avrò tutti gli inediti, non è che starò a fare grandi cose. Quando avrò tutti gli inediti che voglio che compongano l'album, stamperò le solite 10 copie da dare comunque alle persone più importanti, tra virgolette, e lo caricherò interamente su Spotify, così perlomeno uno se lo vuole ascoltare, se lo ascolta su Spotify. Comunque ogni canzone sarà anche su YouTube, spero con un video ufficiale. Ma io penso di aver detto tutto, tanto comunque questi video qua servono più a me che a voi, perché tanto non, cioè, già non mi caga nessuno a prescindere. Poi mettici anche che è caldo e che comunque si sta bene ovunque rispetto che guardare un video dove uno parla. Cioè,
Quindi, cioè, sti cazzi, cioè, se arriviamo a 40 visualizzazioni, ho vinto. Io vi auguro una buona estate. Comunque i video continueranno a essere caricati uno a settimana. Noi ci vediamo con il prossimo vloggino l'ultimo venerdì di agosto. Ok? Ciao!